Alberto Zaccheroni, 43 anni, romagnolo di Meldola, Valle del Bidente, Forlì, è un tipo trasparente. Il calcio è una fissazione da sempre per lui. La zona è un credo e l'illusione è un termine che ha cancellato da tempo dal suo vocabolario. Insomma, l'Udinese rivelazione, la vera sorpresa del campionato. Per Zac, come lo chiamano gli amici, è un gruppo che deve continuare a lavorare. Le zone alte della classifica, l'essere a tu per tu con le grandi, non lo smuove, non lo emoziona più di tanto. Lui sa già cosa fare dopodomani quando si tornerà a lavorare. Martedì gli farò vedere immediatamente il filmato di oggi, perché vuoi il terreno, vuoi troppo nervosismo, in alcuni momenti la squadra si è sfilacciata. Zaccheroni lascia in tribuna Kozimiski solo per fatto numerico, di stranieri ne può mettere tre, almeno per ora, e la scelta di Elveg e Birov con Shalimov in panchina è dettata dal successo esterno di Piacenza, e già, squadra che vince non si cambia. Il Napoli è senza Iala e Tarantino squalificati, Boskov promuove Policano che prende la guardia di un micidiale Metrano. Ritmo sostenuto con botta e risposta tra due squadre che divertono. Dodicesimo passano i padroni di casa, Desideri per Stroppa che affonda sulla sinistra. Palla per Poggi che di tacco smarca Bertotto. Il difensore accarezza di destro e deposita rete. 1-0 all'undicesimo. La risposta degli ospiti giunge dopo due minuti. Tra sfortuna e ingenuità, Desideri spedisce il pallone sulla spalla di Bogossian. Il rimpallo finisce tra i piedi di Agostini che spara da 30 metri per Battistini. Niente da fare. 1-1. Boskov irrobustisce il centrocampo e l'iniziativa dei padroni di casa è piuttosto limitata. Ripresa bella quanto e anche più del primo tempo, dicevamo botta e risposta. Comincia come al solito l'Udinese, da Desideri a Rossitto che anziché puntare a rete spedisce Elveg. Il danese in velocità entra in area, resiste alla carica, arriva sul fondo e mette al centro per la testa di Poggi che realizza 2-1. Risposta passa pochissimo, due minuti. Buso dalla tre quarti fa partire un cross lungo sul quale fa da torre Bogossian per l'inserimento di Pecchia che con uno splendido diagonale di sinistro pareggia 2-2. Ed è ancora Udinese, dopo l'ennesima strigliata di Zaccheroni, angolo batte Stroppa, il quindicesimo la difesa del Napoli libera l'area con Pari, al limite riprende Rossitto, ancora lui per Desideri che scodella al centro, Birov fa da torre, tocco fortuito di Cruzzi, irruzione di Bia, siamo 3-2. Nel continuo botta e risposta manca un passaggio, eccolo, sempre a due minuti di distanza dal primo, solita ingenuità difensiva dei bianconeri, ne approfitta Buso che entra in area palla al piede, Elveg lo contrasta per Farina, impeccabile direttore di gara e rigore. Agostini, che sappiamo capace di prodezze stavolta, sembra avere fretta, batte senza rincorsa, il pallone incontra Battistini, Pecchia non è bravo come prima e il successo dell'Udinese è salvo, perché, come spiega Bosco, chi sbaglia più perde partita, abbiamo sbagliato anche il rigore. Udinese vince soffrendo, ma Biro fa una spiegazione. Il mister ci fa soffrire in settimana, allora almeno alla fine settimana lui deve soffrire pure un po'.